Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza l'integrazione della nota di aggiornamento del DEF 2022, la seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e gli interventi normativi collegati. Una manovra finanziaria che è passata con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari delle opposizioni. Ascoltiamo i pareri delle varie forze politiche e tutti i dettagli della manovra. La manovra economico-finanziaria, che ha principalmente l'obiettivo della chiusura del bilancio 2021 del bilancio sanitario e quindi della materia più importante che la Regione si trova a affrontare come competenza in via esclusiva, è stato molto positivo. Devo dire, anzi, sotto questo aspetto il dibattito ha riscontrato una serie di indicazioni, suggerimenti, ma complessivamente ho visto la soddisfazione dell'intero Consiglio regionale, perché questo consente di rimediare a ciò che le spese per il Covid avevano portato a espandere il bilancio 2021. Noi sostanzialmente abbiamo dovuto trasferire con quest'ultimo atto, che è un atto di poco più di 50 milioni, ma in complesso in un anno e mezzo più di 400 milioni di spese di bilancio da quello che sono i capitoli dei vari assessorati, tutti sulla sanità, per poter chiudere. Ma ce l'abbiamo fatta con l'obiettivo fondamentale, non gravare con ulteriori imposte e tasse ai cittadini. Tutto all'interno del bilancio senza aumentare le imposte. Dall'altra è evidente che le variazioni bilancio contengono anche la capacità di rispondere a tutta una serie di problemi concreti, ma direi proprio di elettoralistico non c'è niente, tant'è vero che anche nelle ultime indicazioni di variazione abbiamo messo i 9 milioni e mezzo per la bonifica delle falde nella città di Piombino, interventi che possono creare le condizioni perché lo Stato investa anch'esso e quindi risorse su una bonifica attesa da anni e risorse sul prolungare la graduatoria degli impianti sportivi. L'impiantistica sportiva era arrivata ad avere più di 200 domande, tutte da comuni. In realtà, sapendo che potevamo rispondere solo a 50 positivamente, con questa integrazione di 9 milioni e 370 noi arriviamo a coprire almeno un'ottantina di comuni. Non arriviamo nemmeno alla metà di quanti hanno fatto la necessaria domanda, ma ce la facciamo. L'abbiamo messa in questa variazione perché i soldi devono essere impegnati entro l'anno e chi ha partecipato a un bando è naturalmente previsto li possa spendere perché ha i progetti esecutivi entro l'anno. Poi tutta un'altra serie di indicazioni, ma sostanzialmente è una variazione di bilancio che consente di dire, dopo queste sì, tante polemiche ho vissuto per mesi, buchi, disavanzi nella sanità, no, non c'è nessun buco e disavanzo. Abbiamo chiuso in pareggio il bilancio 2021. Ci sono tanti interventi di spesa in questa variazione al bilancio di previsione 2022-2024 che vanno dal sostegno alle scuole dell'infanzia paritario, alle scuole materne non statali, alla banda ultralarga in aggiunta ai fondi europei fino ad arrivare alle iniziative dello spettacolo per la celebrazione di ricorrenze specifiche, alle quali sono destinati oltre 370.000 euro. Ci sono soprattutto una serie di misure che vengono destinate al sistema viario toscano. In particolar modo oltre 6 milioni di euro sono destinati alla variante di Gassano nel comune di Fivizzano, ma ancora 3 milioni di euro alla provincia di Grosseto e così anche oltre 2 milioni di euro al comune di Stazzema. Ci sono poi una serie di interventi che sono finalizzati al recupero del patrimonio e dei beni immobili presenti nel territorio regionale. Ricordiamo i 500.000 euro che vanno al recupero della ex scuola elementare di Bergiola Foscalina a Carrara, ma ancora una serie di interventi per il recupero del patrimonio della chiesa nel comune di Barberino del Mugello, fino ad arrivare a 800.000 euro destinate al comune di Aulla per il recupero della sala polifunzionale che è stata profondamente lesa dai danni dell'alluvione del 2011.
Si tratta di interventi significativi ai quali si provvede con una copertura finanziaria che in parte si avvale del ricorso al credito con una revisione dei massimali di autorizzazione all'indebitamento, ma dall'altra parte si tratta di una misura che mette in garanzia o prova a mettere in garanzia la Regione Toscana rispetto al recupero del disavanzo sulla sanità derivante dagli effetti della pandemia. Vengono infatti liberate risorse che vengono destinate proprio al recupero del disavanzo per oltre 38 milioni di euro. A queste si devono aggiungere le risorse disponibili sul fondo di riserva che vengono implementate di quasi 20 milioni di euro e questo dovrebbe darci la prospettiva, anche se margini di incertezza ci sono ancora, di far sì che la Regione Toscana possa rientrare del famoso disavanzo di cui si è a lungo parlato dovuto appunto agli effetti della pandemia. Quindi una misura importante, quella che è stata licenziata dal Consiglio regionale, che per la seconda volta dall'inizio di quest'anno va ad arricchire il territorio toscano di una serie di interventi che sono il frutto di necessità di spesa, soprattutto di investimento, che non erano preventivabili al momento in cui si è adottato il bilancio nel dicembre del 2021. Risposte concrete per il territorio toscano e soprattutto molti aiuti agli enti locali, province e comuni, soprattutto come si è detto sul fronte della risistemazione del sistema viario e del recupero degli immobili. Operazione importante che però testimonia la battaglia che Italia Viva ha fatto, una battaglia che porta in equilibrio i conti della sanità toscana, che tiene in equilibrio le finanze della nostra regione, che dà risposte ai territori, fa investimenti sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche, ma che soprattutto non aumenta le tasse ai cittadini toscani. Non era scontato, è una battaglia che arriva da lontano, da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni, sono stati 5 mesi anche di trattativa politica, la nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse, tenere i conti in equilibrio, ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF. Questo è stato un motivo del nostro agire, anche per quanto riguarda il bollo dell'auto, c'è una fermezza delle nostre posizioni, riteniamo che qualora ci debbano essere manovre debbano andare in maniera espansiva a ridurre la tassazione ai cittadini, non certo ad aumentarla, quindi abbiamo dimostrato che si potevano trovare i conti, si potevano trovare le risorse, quindi c'è una modifica del DEF, un DEF che trova un rilancio a questo punto della strategia di programmazione della nostra regione e un bilancio che trova un equilibrio grazie a un lavoro che noi abbiamo fatto e che abbiamo sostenuto per effetto di una battaglia politica che oggi trova, diciamo, il suo culmine in questa approvazione di questa variazione. Le variazioni di bilancio sono due. Una sulla quale abbiamo discusso fino a ieri pomeriggio, che era composta di 18 interventi, 6 dei quali servono a stanziare fondi per i comuni che vanno al voto tra 10 giorni, quindi l'abbiamo definito un bilancio elettorale, un bilancio che non noi, ma il Comitato per le Autonomie Locali stenta a capire con che razzo siano stati scelti i comuni per fare gli interventi, lo scrivono loro, e hanno ragione perché noi leggiamo di 50.000 euro, vi faccio degli esempi, 50.000 euro dati al comune di Montemignaio, che casualmente andrà al voto tra 10 giorni ed è governato dal centro-sinistra, per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. Cioè la regione paga le toppe di asfalto che si fanno in campagna elettorale, che i sindaci facevano in campagna elettorale per vincere le elezioni. 50.000 euro. 80.000 euro al comune di Sarteano, che casualmente andrà al voto tra 10 giorni ed è governato dal centro-sinistra, per rifacimento, per manutenzione ordinaria di uno stabile di proprietà comunale. Quindi questo è un bilancio elettorale, fatto di 18 interventi. La seconda variazione elettorale di bilancio arriva ieri in aula, presentata dal Presidente Gianni, che introduce non un intervento o due in più o ne modifica uno, ne introduce 9 in più, in una variazione fatta di 18 interventi, quindi un terzo della variazione di bilancio arriva ieri, nel pieno non rispetto del Consiglio regionale, non dell'opposizione, neppure della maggioranza, perché non voglio pensare che la maggioranza conoscesse prima gli emendamenti presentati dal Presidente Gianni. Arrivano ieri e negli interventi del Presidente Gianni scopriamo 300.000 euro per il rifacimento della Fortezza Vecchia di Livorno. Benissimo, noi siamo a favore, abbiamo parlato con i nostri consiglieri comunali di Livorno e lo sosteniamo quell'intervento, è un intervento necessario, ma chi l'ha deciso?
Cioè, il sindaco di Livorno è l'ultimo che ha chiamato Eugenio Giani prima che entrasse in aula e quindi ha vinto il bonus di 300.000 euro per la fortezza di Livorno. Perché la fortezza di Livorno e non il carcere di Grosseto? Nessuno sa questo, perché il Consiglio Comunale, la Commissione, non ha potuto leggerlo quel bilancio, perché è arrivato ieri. Poi, sempre nella manovra Giani, arriva il rinvio dell'impianto Pegaso di Firenze, la famosa piscina che la Regione Toscana doveva regalare, avrebbe dovuto regalare alla città di Firenze quest'anno, slitta al 2024, perché il sindaco Nardella evidentemente vuole mettere bocca nell'intervento della piscina Pegaso. Le spese sanitarie vanno coperte e per l'ennesima volta la Regione insieme allo Stato ha ripianato il buco delle ASL che è ammontato, ci ha spiegato il Presidente in Commissione, a circa 550 milioni di euro, sfiorando il commissariamento della sanità toscana. Ma oltre a questo ci sono tutta una serie di interventi a pioggia inseriti all'interno di questa manovra di bilancio senza una reale programmazione. Tant'è che ANCI e UPI hanno criticato con una lettera aperta la Regione perché non ha svolto la concertazione adeguata sulla manovra di bilancio e soprattutto denunciando il fatto, come noi denunciamo da molti mesi, che questa amministrazione procede ormai dall'inizio della consiliatura senza il piano regionale di sviluppo e con un DEF, cioè il documento di finanza regionale, poco aggiornato e poco concertato con il territorio. Per questo motivo anche il Consiglio delle Autonomie Locali, che deve esprimere parere obbligatorio sulla manovra di bilancio, alla fine ha deciso di non esprimere alcun parere. Si tratta di una situazione grave perché naturalmente la concertazione e soprattutto stabilire criteri certi per la realizzazione delle opere sul territorio è un elemento imprescindibile per garantire da una parte sicurezza laddove ovviamente i soldi devono andare soprattutto a coprire situazioni straordinarie e dall'altra parte parità di trattamento per tutti i cittadini e per tutte le amministrazioni, perché Giani sta facendo invece figli e figliastri. Il governatore Giani sta portando avanti un modo di fare che non ci piace, che rifiuta la condivisione, la partecipazione, il dialogo con le opposizioni. Anche questa volta portate in aula degli emendamenti all'ultimo tuffo, ma io direi ancora di più, in commissione non si è presentato né in fase di illustrazione né di voto referente. Io le mie domande ho dovuto farle in aula. Eravamo abituati a ben altro atteggiamento da parte dell'ex assessore Bui. In Regione Toscana continua un immobilismo, un conservatorismo che non è degno della storia della nostra regione. La situazione è veramente complicata. Consideriamo che l'aumento dei costi energetici potrebbe coinvolgere fino a 15.000 imprese e a 117.000 cittadini toscani. Queste sono le cifre impietose. E noi cosa troviamo? Troviamo un documento economia e finanza che manca della nota di aggiornamento, come se il mondo fosse rimasto lo stesso. E nel mezzo vi è stata una pandemia, siamo purtroppo di fronte a una guerra nel cuore dell'Europa. E soprattutto vediamo un collegato di interventi che sono sempre riconducibili a scelte discrezionali del governatore, mentre noi riteniamo si debba privilegiare lo strumento del bando per una maggiore trasparenza. Noi lo diciamo forte e chiaro, questo modo di fare del governatore non ci piace, così la Toscana non può essere portata avanti. L'opposizione sarà sempre più dura, perché se non veniamo ascoltati noi alzeremo ancora di più la nostra voce. In realtà potremmo dire che sono due variazioni di bilancio, perché naturalmente, come accade molto spesso a seduta iniziata, la Giunta ha pensato bene di portare un'altra manovra di bilancio dove sostanzialmente si vanno tra l'altro a fare degli interventi, a rimodulare alcune spese che in qualche modo vanno ad incidere sull'impianto originario. Questo naturalmente è un metodo che noi censuriamo, perché questo non crea le condizioni per i consiglieri, soprattutto consiglieri di minoranza, di poter avere una istruttoria approfondita su questioni che sono di assoluta rilevanza e che sono appunto contenute in atti che ci arrivano all'ultimo minuto. Detto questo, l'originaria variazione naturalmente si fondava sulla necessità di riassorbire in qualche modo il debito della sanità, del servizio sanitario regionale. Un riassorbimento che sostanzialmente deriva da una serie di interventi di natura tecnica che però ancora oggi non hanno dato certezze sul fronte del pieno e completo rientro, anche perché le risorse statali non sono arrivate nella misura in cui la Regione si aspettava, sono state inferiori e quindi di conseguenza molto probabilmente
sicuramente ci saranno da fare altri interventi su questo fronte. Per il resto una manovra di bilancio che ricalca ormai una forma o un modus operandi che è noto, interventi legati a singole esigenze dei territori, una mancanza sostanzialmente di organicità e di interventi di tipo strutturale. Noi naturalmente il principio per cui gli enti locali vanno sostenuti ci mancherebbe, lo condividiamo, è chiaro che però gli enti locali vanno sostenuti a tutto tondo e quindi l'intervento singolo in base a chi bussa prima alla porta, ecco, questo per noi è inaccettabile.